Allora, eravamo rimasti al buon mercante con la voce di Gianluca Iacono, alias Vegeta, e adesso dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti, un'altra live pesante. E, mamma, graficamente quanto mi piace sto game, ragazzi. Cioè, io... Pazzesco. Io ci sguazzo nel Allora, qua sicuramente dovremmo avere una chiave per poter aprire questo portone. Quindi andiamo dall'altra parte. È particolare anche perché ti hanno iniettato un virus. Subito. Ma come arrivano carichi, cazzo? Mi si può dare un calcio? Sì. Vai, di calcio. No, ma fanculo. Se trovo chi che mi spara così. È un omone gigante che mi ha iniettato un virus. Però adesso. Oh cazzo. Tutto a posto. Ma che vi becco, eh. Come sta, ragazzi? Mi raccomando, quello non avesse ancora fatto. A parte lasciate un bel follow, ma se avete un account Amazon Prime potete abbonarvi in maniera totalmente gratuita. Mi raccomando, sosteniamo il canale. Molto importante. Ecco. Il calcio l'ho fatto. Sono andato a giocare oggi. Ci ho giocato oggi. Non devi chiamarli però Leon, eh. Grazie mille, caro. No, no, tutto bene. Fortunatamente tutto bene. Fino a quando c'è la salute siamo tutti contenti. Allora, dobbiamo scendere. Se mi lancio da qua, probabilmente facciamo una brutta fine. Quando sento quei cazzi qua. Donde stas? Qua ci sono talmente tanti. Dove è andato? Mi ha fatto un. A destra, ho sentito. Convieni che non ti becco? C'ho una bella mira stasera. Il fatto è che non posso, cioè. Ok, dai, scendi e basta, vai. Questi qua non è che. Il forestero! Che nelle case non possiamo manco entrare. Aia. E qua ti venga. Oh cazzo, qui ti incastri proprio. Qui ti incastri male. E vattene via, dai, e mollami, no? E non camminare più, no? Arriva questo. Ok. Che ce ne sono veramente. Ci mette una vita a caricare sto scemo. Via dalle palle. Ok,
Meno che un po' l'aria. Mamma mia. Ma che... cos'è? Cioè... Dentro non può, sai. Muori. Levati. Questo è il calcio a Chuck Norris, raga. Vai. Quello è infallibile, eh. Sono morti? Quanti ce n'è ancora? Proprio un finto clicker, eh. Tanto anche se me lo trovo davanti non c'è niente, muore lo stesso. Ancora, eccolo lì. Oh, però è stabile, eh? Arriva esso. Dove sei? Oh merda. Mamma mia, ma non muoiono mai, oh. Sono una roba imbarazzante. Vai, frate. Mamma mia. E vattene a fanculo. Mamma ragazzi, una roba imbarazzante. Difficilissimo. Sì, però possiamo fare qualcosa così e basta. Sì, vieni. Ok. Mamma mia. Che cazzo è? Perfetta sta postazione per ammazzarli. Finiranno prima o poi, eh. Oh, scusa, non te lo chiamo. Vai, dai. Vai. Dovrete, cioè, no, non ti trasformi di certo, frate. Mamma mia, è veramente impossibile. Siamo quasi senza munizioni adesso. GG, bello. Voglio capire dov'è sta bagascia qui.
Ok. Dopo oggi, seconda live consecutiva. Allora, tecnicamente li abbiamo ammazzati tutti, però ecco qua. Attenzione, questo emblema qua ci serve per là in fondo. No, beh, ma non possono rigenerarsi, mi hanno scassato. Vai, vai, sbattitene adesso che non c'ho tempo. Ma ci io conto sta vecchia qua? Ma vuoi andare all'inferno, no? Eccola. Oh, non finiscono mai, eh. Sono una sorpresa dietro l'altra. Aspetta un attimo. Ma sono più gli anzianotti che rompono le palle, eh. Da questo postaccio qua, va. Andiamo via. È molto bello. Ciao Shark, buonasera. Buonasera, caro. Molto molto bello. Mi sta piacendo veramente tantissimo. Sia graficamente che anche come narrazione. Beh, che è un remake, però fatto bene, veramente bene. Allora, fatemi prendere, anzi, fatemi recuperare qualcosina perché sono distrutto. Mitragliatrice. Mi piace questa cosa. Metti sto medaglione qua e vai. Ah, ho capito come funziona. Ok, già un attimo. Così. No. Gira. Tac. No, la grafica è uno spettacolo. C'è poco da fare. La vecchia. Ma La vecchia l'ha fatta da Dio. Sì, ma la vecchia rompe anche le palle. Ma tantissimo proprio. Una roba allucinante. Con questa live siamo ufficialmente morti una volta. Non puoi mirare quando sei nascosto. È una cagata questo. Senti, fa una roba. No, ma che cazzo? ho un regalo. Guarda che cazzo. Ma anche lui? No. Ma non ti basta una pompata in faccia? Non lo sapevo. Ne avevo vista una e ho detto figa, guarda, lì non la prendo sicuro. Le risorse. Rubino? È un rubinetto? Uno zaffiro, quindi se costerà magari un po' di più. Andiamo su di là, quindi devo uscire. Ok, quest'arma di merda che qua, eh. Dagli. Sti corvacci qua. Troppo tranquillo qua. Mamma mia.
attenzione qui. Pianta verde. Noto sulle bambole. Gli aristocratici non contano più come una volta. Non perdonare le loro azioni. Distruggi i castellani meccanici. Sono quelle bambole che trovi in giro. Ottimo. Sentite che c'è una specie di motosega. Pronto. Lui è pronto, ragazzi. Fammi preparare una perché sennò è finita per me. Mitragliatrice, non ho una mitragliatrice, quindi carabina non ho la carabina. Quelli che ho adesso non posso, cioè credi, la sento, io la sento proprio. Cos'è, c'è il primo boss? Non ci credo. L'altra qua non c'è, eccola qua l'altra. Dai, sono pronto. Vieni. Vai, frate, vai. Ti ho fatto un po' male almeno. No! Madonna, Madonna, che morte, sto coso smeraldo. Cioè, a me non mi interessano gli smeraldi, queste cagate qua. A me servono le munizioni. Se non mi dai le munizioni, è tosta, mannaggia. Tra l'altro, sono finito dritto sulla bomba. Allora, aspetta, prima di entrare in quella porta lì, magari c'è un'altra. Sono già tutte quante andate. Qui che cazzo? No, qua mi serve la chiave, ovviamente. Andiamo qua dentro, che sicuramente non c'è gente buona. Ecco, non possiamo entrare. Immaginavo. Siamo senza munizioni, quindi. Mi sono stancato di queste trappole, oh. Butti via proprio i proiettili così a cazzo di cane. Ma che sono ovunque, guardale. Proprio lo fanno apposta ste merde. Non ce ne saranno almeno altre 50. Guarda, qui è un'altra. Però quella sembra essere chiusa. E guarda anche per terra, Genna. Questa sicuramente si apre, perché lo so che si apre questa. Scusate. Che stava facendo questo in bagno, secondo voi? Secondo voi cosa stava facendo in bagno questo amicone? Stava guardando allo specchio? O stava semplicemente facendo la numero 2? A voi la scelta, ragazzi. Vi faccio una bet, nel caso. Bella casa. Bella, bella, sì. Piacere. Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Questa, fate come se fosse a casa vostra. Una chiave che possiamo utilizzare sicuramente per andare per il cancellone lì, ovviamente. Bella la casa, molto stile anni 20. Qui che cazzo non so cosa ci vuole io. Non lo so.
La combinazione non la conosco, bisognerebbe capire. Andando un po' in giro a capire. Oh cazzo, aspetta. Foto di mia famiglia, infine carne della mia carne, sangue del mio sangue. Rendete grazie ed esultate. Ma? Ottimo, fa piacere. Lo so, poi c'è un altro scemo che sarà nascosto, me lo sento. Ma una luce, scusate. Ecco. Salviamo. Mamma, mamma mia. Andiamo. In venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro il maiale più robusto, dalla povera mendicante al suo amato bambino. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. E sti cazzi. Qua io sento che c'è qualcuno, eh? No. Ah, questa è la chiave. Non è questa giusta, mannaggia. Questo è un altro punto che andrebbe visto dopo. Niente, comunque, qua adesso abbiamo salvato. Qui siamo passati, a posto. Qui c'è un cassetto chiuso, mi dice. Vai, vediamo. Ah, ricorda che sparare fa rima con giochi. Non mi interessa. Giocare, straniero. No, io qua posso entrare così. Vai. Cos'è? Maschera elegante. Combinazione tesori. Puoi visualizzare i tesori ottenuti nel menu oggetti, chiave e tesori. Alcuni tesori possono essere venduti a un prezzo più alto se combinati con determinate gemme. Aspetta, allora, quindi possiamo fare una roba tipo one. Uno. Questo non puoi fare una sega. Cavolo, il... Ma, fa culo. Ok, adesso questo l'abbiamo fatto. Qua per forza ci deve essere qualcosa che mi sfugge in questa casa qua. Lucchetto con combinazione. E il lucchetto con combinazione è importante. Ho sentito un cazzo di rumore. Qua bisogna fare una combinazione. E qua mi dice niente. Ah, il grano. Allora, con il grano più pregiato, il maiale e il bambino. Allora, il grano qua ci vuole. Qua ci vuole il grano. Il porcaro è bambino. No. Aspetta. No, porca troia. Ah, ecco perché. Vaffanculo. Ho scambiato la pecora con il maiale. Sfera di cristallo, vai così. Sapevo che quello si riprendeva, è una sensazione che avevo io. Ruota.
Ma è giusta, cosa devo fare più di così? Ma vai a fanculo. Al pelo proprio, ma abbonami qualche angolazione. Cronaca del viaggio, data 10 dicembre, il clima ultimamente è strano, il grano appassisce, le mucche dimagriscono. Data 8 dicembre, la gente mostra i segni della fame. È vero, ci mancano le risorse per lavorare nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Sadler. Data 30 gennaio, 30 persone sono morte di fame, 5 mucche verranno macellate. Data 11 marzo, i patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti per Lord Sadler. Data aprile, altri 8 oggi. Data altri 4 oggi. Data altri 11 oggi. Data 2 stranieri che si erano persi, vagavano nel villaggio. Li abbiamo portati all'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Ma sei cafonata. Adesso andiamo a aprire quel cancello lì. Mazzo. Occhio dietro, fra. Occhio dietro. Il Nemesis. Al Nemesis non gli fai niente. Spider-Man. Undertaker. Si ho capito, ma Cilarino non lo ammazzi, per dire. Nel mio sangue. E lì non mi sa che ti hanno iniettato il virus. La Wong, mamma la Wong. Nido Condor 1. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per l'Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Mamma mia. E qua si è fatto già tutto buio. No, non mi fate vedere i cani, ve lo giuro, eh. Anche tu, eh. Fai attenzione, amico. Beh, è andato nella foresta, quindi non ci dovrebbe interessare. E andare qui. User. Apriamo. Però continua a non avere tante munizioni, quindi questo è un problema per affrontare i nemici. Poi ci ha iniettato il virus e lui non se ne è reso conto, probabilmente. Qui non si vede, si vede sempre meno. Capisco l'atmosfera, però non si vede una sega, raga. La cucina, niente. Qui adesso è peggio a non vedere, perché non si vedono neanche le trappole. No, dai, ce l'avevo. Non possiamo fare qualcosa, niente, zero. Carabina e mitragliatrice che non abbiamo, ci abbiamo le munizioni, ovviamente. I lupi. Non è bella sta cosa, cazzo. Che prima... Utilizziamo sta, io non l'ho mai utilizzata, ero di utilizzarla.
Non mi fido, fa troppo schifo sta roba. Sti corvi schifosi, oh. Ma dove siamo usciti? Ma che cazzo è? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Non scherziamo, dai, ma cos'è sta roba? Perché tu hai salvato una bestia, hai salvato. Ma porco zio. Nelle case non entro. Certo che la vecchia vale. Madonna mia. E levati dalle palle, per favore. No, 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 no. Rimani lì dove sei. 5 munizioni, oh. Madonna. Non l'ho ucciso. Si muove male Leon. È una cazzata che nelle case non entrano, cioè. Cazzo di fosse ci sono. La casa si può entrare. Vai, prova la vagina, prova la vagina. No, niente. Wow. Madonna. Fai. Ahí está. Però che cogno. Datemi tregua. Anche perché non c'ho più munizioni. No, arrivano i cavalli qua. Una volta che esco qui, dove cazzo vado? Che prima arrivano addosso come delle lepri. Mamma mia. Tu sei sempre dalla parte della ragione, Jenna. Qua siamo già stati. Devi uscire, andrà a cannone. Dai. Vai. Madonna. Dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il tuo corpo cresce, le tue madri cuciranno nuovi indumenti apposta per te, con set
quintali di grano e mezzo bovino al giorno, sei già più grosso della tua culla. Prospera, bambino caro, per il bene dei tuoi fratelli e sorelle, che non possono farlo. Ma che cazzo di cranio è? Ma scherzi? Spray medico, vai così. Mamma mia, fammi prendere un po'. Non è normale che però ti stia dando tutta sta roba, eh. Non è normale che ti stia dando tutta sta robetta qua. Aspetta, ne faccio. Comunque ho la sensazione che. Oh! Ho dei nuovi articoli, straniero. Benvenuto. Ho delle novità per te.